Conosci i tuoi campioni. Da giovanissimo titolare a uomo squadra e società, con un profilo sempre molto basso, Filippo Galli, nato nel 1963, ha legato quasi completamente la sua carriera al Milan, sia in campo che dietro la scrivania. Cresciuto nelle giovanili rossonere, esordisce a 20 anni e si afferma come attento difensore centrale sotto la guida di Nils Liedholm. Il momento che cambia la storia sua e di tutto il Milan è l'arrivo di Berlusconi alla presidenza. Mi ricordo poi la presentazione con gli elicotteri, fu qualcosa di straordinario, una cosa di nuovo nel mondo del calcio. Galli vince 5 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, 3 supercoppe europee e 4 supercoppe italiane, anche se con il passare degli anni perde il posto da titolare. Lascia il Milan nel 1996 e chiude nel 2004, dopo aver giocato con Reggiana, Brescia, Watford e Pro Sesto.